Dopo anni lontani dalla scena politica, rispunta il Partito Liberale Italiano. La nuova dirigenza si è presentata a Napoli nel corso di un incontro che si è svolto in un hotel cittadino. Il PLI invoca una terza repubblica dopo il fallimento degli attuali partiti. Fiutata la difficoltà a governare e ad amministrare istituzioni centrali e locali dei partiti di oggi, i liberali sono pronti a presentarsi nelle prossime elezioni politiche. Non è esclusa una loro partecipazione alle prossime amministrative. Ne è convinto il segretario regionale del Partito Campano, Francesco Sisca, che ha radunato i sostenitori insieme al presidente nazionale Stefano De Luca. Le proposte sono multiple, però partiamo da un concetto fondamentale. La ricostruzione di Napoli comincia dalle potenzialità naturali di Napoli, che sono quelle della storia, arte, cultura. Quindi noi puntiamo sul turismo, ma il turismo non può essere avulso, deve essere collegato ad altri settori, cioè a che cosa? Alla sicurezza. Quindi partire dalla tradizione liberale per poi rinnovare veramente, non in maniera qualunquistica, in maniera populistica, ma su basi concrete, fra l'altro spendendo anche molto poco, perché abbiamo fatto anche un programma inerente all'economia, come potrebbe essere sviluppata e quanto potrebbe essere devoluto ad ogni settore.